L'Italia è il più grande museo del mondo e dovremmo puntare proprio su questo per guadagnarci un primato anche nel digitale e creare così nuove opportunità di impresa e di lavoro per i più giovani? Proprio di questo si è parlato nella nuova puntata di Fabrica Floridi dedicata alle Digital Humanities. Gli Jedi, guidati dal filosofo Luciano Floridi, hanno posto le loro domande a prestigiosi ospiti. Ascoltiamo in questo breve estratto le risposte del ministro dell'Università e della Ricerca, Cristina Messa. Alla ricerca del lavoro e dell'impresa perduta. Noi giovani, da che parte dobbiamo guardare? Perché la scuola e l'università ci sembrano più ancorate al passato, piuttosto che aprire le strade al nostro futuro? E così ci sono sempre meno laureati e studenti in fuga. E sempre più giovani confusi e NEET. Abbiamo bisogno di aiuto per capire la giusta direzione. Con un occhio all'Europa. E uno all'Italia, il più grande museo al mondo. Sono Noemi Geri della Fondazione HAC. È vero che il problema del mancato carente rapporto con le imprese e con il territorio è uno dei motivi per cui i giovani sono in difficoltà nella scelta e in generale nella prosecuzione degli studi? Sì, buongiorno a tutti e ringrazio Noemi Narcisi per la domanda. È vero, è una delle motivazioni che da un lato diciamo ha un pochino perso di peso perché le università si sono molto più inserite nei territori rispetto a una decina di anni fa, per esempio, no? Quindi c'è molta attenzione al territorio, c'è molta attenzione anche all'orientamento al lavoro. Però nello stesso tempo si è creato un fenomeno diciamo di sfiducia da un certo punto di vista, sfiducia sulle opportunità che offre una laurea o che offrono determinati territori e anche, devo dire, di disorientamento. Io credo che un punto fondamentale oggi sia lavorare moltissimo con i giovani delle scuole superiori, per noi, ma in realtà dovrebbe iniziare già dalle elementari, per riuscire a costruire con loro i percorsi che vogliono intraprendere, orientandoli in un mondo confuso, in un mondo in cui giustamente non ci sono più confini, quindi c'è già una dimensione internazionale. Ci sono vocazioni che però spesso non trovano riscontro né nella idea di un lavoro futuro né nella possibilità di trovare il percorso formativo adeguato e corrispondente, e poi c'è una grande preoccupazione sulla autonomia, sull'indipendenza che un lavoro può dare. Buongiorno, sono Martina Baldin di Nuvola Verde e vorrei chiederle di spiegare i fenomeni estremi in IT, per esempio, ma anche più semplicemente il numero dei laureati in calo rispetto all'Europa e il numero considerevole di ragazzi che abbandonano il corso degli studi alle superiori. In IT sono un fenomeno particolarmente grave nel nostro paese, aumentato ulteriormente dal periodo della pandemia. E sono veramente, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista del futuro dell'Italia, una criticità, un problema che deve essere affrontato. Allora, io credo che esiste innanzitutto un bisogno di comunicazione con i più giovani che è un po' diversa rispetto a quella a cui siamo stati abituati, una comunicazione che viaggia sui social, una comunicazione a volte che può sembrare superficiale ma che in realtà non lo è necessariamente, e anche un problema di attrattività. Io penso che i centri di formazione, non parlo solo dell'università, ma anche gli istituti tecnici superiori, anche le scuole che ci sono oggi molto forti, per esempio nel campo del design, eccetera, devono essere più attrattive, devono convincere i ragazzi e le ragazze a intraprendere degli studi perché questi gli serviranno sia a livello individuale che a livello delle soddisfazioni di carriera
bisogna ovviamente sia lavorare sull'offerta formativa, rendendola più vivace, più brillante a volte, magari più trasversale, o comunque lasciando alla spontaneità di coloro che conoscono bene le loro ricerche e aspettative di combinare, per esempio, voi parlate di digital humanities, può combinare studi umanistici con la tecnologia, quindi occorre lavorare trasversalmente rendendo il sistema più attrattivo e collegandolo sempre di più al territorio non solo locale, ma diciamo al territorio internazionale. Sono Carlotta. La domanda è questa. Una partita importante che possiamo giocare è legata al patrimonio artistico e culturale. Non dovremmo puntare decisamente su questo per guadagnare un primato indiscutibile anche nell'universo digitale dove siamo periferici? Per il momento, ad oggi, l'offerta formativa dell'università di carattere umanistico e che comunque ha il patrimonio sia ovviamente culturale che storico dell'Italia al centro della propria formazione è ancora molto forte. Quello che è importante fare credo sia due cose. La prima è non mettere in antitesi nel nostro sistema degli aspetti umanistico-culturali contro lo studio STEM, questo cioè delle discipline, no? Scienze, tecnologie, ingegneria e matematica. Questo è un gravissimo errore. Le due aree non sono assolutamente in antitesi. L'Italia ha una tradizione, fra l'altro, per cui è conosciuta all'estero più per gli studi umanistici che non per quelli scientifici. Ciò non toglie che anche dal punto di vista scientifico sia comunque un grande produttore a livello internazionale di conoscenza scientifica e anche di trasferimento, seppure potrebbe essere migliorato, di questa conoscenza nelle imprese e nell'industria. L'importante, come dicevo, è non metterle in antitesi, l'importante è valorizzare entrambi i percorsi formativi. Io penso che ci sia un problema comune a tutti titoli di laurea che diamo oggi, cioè quello della valorizzazione. In altri paesi i salari, gli stipendi per laureati sono più alti rispetto a quelli del nostro paese. Questo è il vero problema. Poi che tu abbia questo problema perché hai fatto studi umanistici o studi scientifici, la cosa non cambia. Il punto è valorizzare in maniera corretta quello che è stato fatto. Il secondo aspetto riguarda, l'ho detto prima ma forse ora lo specifico meglio, il fatto che la conoscenza del nostro patrimonio e gli studi incentrati sul nostro patrimonio oggi non possono prescindere anche da una conoscenza della tecnologia. E quindi in questo senso credo che essere padroni della tecnologia dia uno strumento ai giovani che vogliono appunto perseguire questo tipo di studi indispensabile. Sono Alice Nebbia della redazione del Bullone. La mia prima domanda è: in termini di accessibilità e inclusione, su quali aspetti dovrebbero lavorare maggiormente le università italiane? E la seconda domanda: ancora oggi pochi studenti si avvicinano alle discipline STEM. Come si potrebbe incentivare lo studio delle materie scientifiche in Italia? L'inclusività delle università italiane è cresciuta negli ultimi anni, sono cresciuti i finanziamenti per il diritto allo studio, l'esclusione delle tasse per coloro che hanno ISEE più bassi, le borse di studio che abbiamo aumentato tantissimo grazie al PNRR, crescerà, io penso, in maniera molto più veloce di una volta la possibilità anche di affittare stanze a costi non proibitivi come quelli di oggi. E quindi l'accesso e l'inclusione è un punto fondamentale su cui io credo lo Stato debba continuare a investire. Oltre all'aspetto dell'accesso, che comunque è legato agli aspetti prevalentemente economici e della possibilità delle famiglie, ribadisco anche l'importanza di un accesso
consapevole e come dire, molto ben orientato. Fare l'università non vuol dire solo studiare, non vuol dire solo incontrare gli amici che poi avrai per tutta la vita, vuol anche dire vivere tutto quello che l'università può dare. Le lauree STEM sono un punto fondamentale. Anche in questo caso abbiamo una distribuzione sul nostro territorio molto disomogenea. Purtroppo abbiamo pochi, ancora troppo pochi, corsi di laurea STEM, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, e quindi il grosso sforzo di questo governo è stato proprio quello di riuscire a aumentare l'offerta anche in questo senso. Chiaramente le università sono autonome, l'autonomia non va mai toccata perché è un punto saldo del nostro sistema della formazione, però abbiamo recentemente distribuito dei fondi aggiuntivi per l'assunzione di nuovi ricercatori e nuovi professori, caldeggiando anche il fatto di investirli ai fini di offrire agli studenti un maggior numero di lauree STEM. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è la prossima tappa del nostro viaggio tra i luoghi della scienza e della ricerca in Italia. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è un museo statale italiano. In virtù del suo ricco patrimonio di opere d'arte e manufatti, è considerato uno dei più importanti musei archeologici al mondo, se non il più importante per quanto riguarda l'arte romana. Il museo è costituito da collezioni private acquisite e donate alla città nel corso dei secoli. I nuclei principali sono tre: la collezione Farnese, formata da reperti di Roma e dintorni e trasferita a Napoli nel Settecento, le collezioni pompeiane, in larga parte borboniche, con reperti provenienti dall'area vesuviana, la collezione egizia, al terzo posto al mondo per importanza dopo quelle del Museo Egizio del Cairo e di Torino. Le raccolte archeologiche e artistiche del MAN, esposte nelle sale o custodite nei depositi, si sono formate nel corso di più di due secoli, sia grazie agli scavi condotti sul territorio, sia grazie all'acquisizione di più o meno importanti collezioni private, sia infine grazie ai tanti acquisti o doni di singoli oggetti. Questo immenso patrimonio, sottoposto a tutela e monitoraggio costante, costituisce la base per gli allestimenti permanenti e temporanei del museo, è condiviso con gli altri istituti italiani ed esteri grazie al sistema dei prestiti, ma è anche una fonte continua di nuovi studi e ricerche. Il MAN promuove infatti la ricerca, la catalogazione, la conservazione, il restauro, l'ordinamento, l'esposizione, lo studio del patrimonio conservato, materiale e immateriale. Per il perseguimento di tali finalità istituzionali e al fine di promuovere una ricerca scientifica coordinata e compatibile con i filoni di ricerca promossi e sviluppati dal museo, il direttore e i suoi curatori sottopongono a valutazione di fattibilità e a formale autorizzazione tutti i progetti di studio e ricerca che richiedano lo studio di beni di interesse archeologico e storico-artistico rientranti nel patrimonio del museo. Tra i servizi scientifici offerti ci sono anche l'Ufficio Museologia e Documentazione Storica, il catalogo, l'archivio e il laboratorio fotografico, la biblioteca. Elisa Zambito Marsala è responsabile valorizzazione del sociale e relazioni con l'Università Intesa San Paolo e oggi ci racconta dell'iniziativa We Become, candidata al Premio Rete 2022 nella categoria della comunicazione finanziaria. Ciao Elisa, grazie davvero per essere con noi oggi. Ti chiedo subito quali sono i contenuti del progetto. Allora, diciamo che l'attuale contesto storico in cui ci troviamo ha generato nuovi disagi e fragilità e soprattutto nuove disuguaglianze che condizionano la crescita equilibrata di giovani e bambini. Quindi il ruolo educativo della famiglia e della scuola come luogo di benessere e sviluppo delle competenze fondamentali diventa sempre più centrale. Il nostro progetto UBICAM nasce per fornire supporto in questo delicato compito. Infatti è un progetto di utilità sociale che Intesa San Paolo promuove per favorire
il contrasto di disagi sociali e per offrire percorsi didattici e contenuti e strumenti pensati per lo sviluppo delle life skills. Nell'ambito di questo progetto sono proposti 9 percorsi info-formativi denominati l'alfabeto per crescere, che riguardano il bullismo, il cyberbullismo, le dipendenze, l'educazione alimentare e la valorizzazione delle diversità, su cui Intesa San Paolo crede fortemente, l'educazione digitale e l'ultimo in ordine di tempo, la sostenibilità, interpretata però nella sua accezione più ampia, quindi sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale e personale. Recentemente abbiamo pubblicato il volume Q come quaderno che ripercorre appunto l'intera esperienza del progetto. E in quale strategia di comunicazione si inserisce? Allora, Intesa San Paolo, anche con l'ultimo piano industriale, si pone come obiettivo quello di diventare la prima banca mondiale leader sulle iniziative sociali, e tra i suoi obiettivi anche quello di coinvolgere 4.000 tra scuole e università in programmi educativi inclusivi. Quindi vogliamo essere di supporto alla crescita sociale e culturale del nostro paese, a partire dai bambini che evidentemente sono il nostro bene più prezioso. Attraverso il progetto WebiCam realizziamo inclusione e sostenibilità educativa mediante il coinvolgimento della comunità educante, che comprende oltre ai bambini, genitori, insegnanti, esperti, studiosi e ricercatori. Si tratta di una piattaforma che aggrega contenuti, ricerche, esperienze e competenze diverse in una proposta educativa facilmente fruibile, gratuita e sempre disponibile. Gli insegnanti della scuola primaria possono accedere a queste risorse per un utilizzo personalizzabile nel gruppo classe, in funzione appunto di diversi contesti di disagio che vengono individuati. Due parole sui risultati? Direi molto importanti. Ad oggi sono disponibili oltre 1.400 ore di formazione, 30 paper di approfondimento, oltre 300 storie, 150 video e 15 esperienze formative. Sono state coinvolte oltre 2.000 scuole, quindi un numero davvero elevato, e 75.000 bambini. Quindi in piattaforma vi sono oltre 3.000 partecipanti attivi e sono 80.000 le ore di formazione erogata. Quindi siamo sicuramente molto orgogliosi anche dei risultati ottenuti, e nel futuro pertanto vorremmo valorizzare ulteriormente il progetto, aggiungendo ulteriori contenuti su temi di maggiore interesse, quindi sui trend mondiali, ed estendendo ancora più il coinvolgimento delle scuole su tutto il territorio nazionale, ampliando anche le attività ragazzi della scuola secondaria, della scuola superiore, perché no, anche il mondo accademico. Stiamo anche immaginando nuove iniziative che, partendo dall'esperienza di questo progetto, potranno essere occasione di rilancio dell'impegno di Intesa San Paolo nel mondo della scuola, quindi su programmi di educazione inclusiva. Raffaella Scalisi è Senior Advisor per Torino Social Impact, il progetto che quest'anno è stato candidato al Premio Rete nella categoria della comunicazione pubblica. Grazie mille per essere con noi oggi e io le chiedo subito quali sono i contenuti di questo progetto. Torino Social Impact è una piattaforma territoriale nata a fine del 2017 su impulso di alcuni partner fondatori, 12, che hanno deciso di mettersi insieme e lavorare per rafforzare l'ecosistema dell'economia sociale, l'ecosistema locale, e di creare le condizioni per rendere Torino uno dei posti migliori al mondo dove fare investimenti ad impatto e imprenditorialità sociale. L'altro obiettivo fondamentale di questa iniziativa è stata quello di creare un brand collettivo, cioè promuovere e rappresentare al meglio possibile l'ecosistema torinese dal punto di vista delle opportunità dell'economia sociale. Oggi, dopo pochi anni, i partner di Torino Socialistica sono 220, quindi una crescita molto significativa in tempi limitati. E in quale strategia di comunicazione si inserisce questo progetto?
Questo progetto si inserisce innanzitutto in un contesto territoriale molto pertinente con gli obiettivi di Torino Social Impact. Consideriamo che Torino ha una vocazione per l'economia sociale, soltanto gli operatori dell'economia sociale raggiungono nell'area torinese le 22.000 unità e ci sono oltre 600 imprese sociali che operano da diverso tempo, non soltanto dalla nascita di Torino Social Impact. Quindi è un contesto, con questi due dati, devo rappresentare un contesto molto significativo da questo punto di vista. Quindi il progetto si inserisce in una strategia generale del territorio su questi temi. Dal punto di vista della comunicazione, si inserisce in un processo di promozione e rilancio internazionale di posizionamento del territorio sui temi maggiormente innovativi quando si parla di sviluppo dei sistemi territoriali. Oggi la Commissione Europea, l'Unione Europea ha lavorato ed ha raggiunto un quadro anche a livello di documentazione e di linee guida che hanno portato all'Action Plan europeo per l'economia sociale e quindi molte delle politiche comunitarie sono orientate su questi temi. Torino Social Impact si sta lavorando per posizionarsi in questo contesto anche a livello internazionale. Quindi dal punto di vista della comunicazione, tutto quello che noi facciamo ha l'obiettivo di promuovere al meglio il territorio e abbiamo diversi strumenti di storytelling, di narrazione, di racconto nel dettaglio dell'ecosistema e anche di rappresentazione a livello internazionale attraverso network e iniziative di promozione. Per quanto riguarda i risultati, che cosa ci può dire? Ma dal punto di vista dei risultati, noi abbiamo alcuni progetti trasversali all'interno del nostro progetto che hanno l'obiettivo di coinvolgere il più possibile i partner in iniziative concrete. Alcuni di questi progetti sono il programma per il social procurement, il programma per l'innovazione tecnologica al servizio dell'economia sociale, un programma innovativo pilota dedicato alla creazione di una borsa sociale, cioè quindi una vera e propria sistema di quotazione delle imprese che non guardi soltanto al valore delle transazioni finanziarie ma anche a quello dell'impatto sociale. E quindi noi abbiamo lavorato per costruire questi progetti trasversali e soprattutto per coinvolgere i partner in tutti i programmi e dal punto di vista della comunicazione ovviamente noi abbiamo dei dati concreti che sono il grande numero di follower e di soggetti che interagiscono quotidianamente con i nostri canali, oltre che una rassegna stampa molto strutturata che vede ormai rappresentata Torino come un modello a livello sicuramente nazionale ma anche europeo quando si parla di ecosistemi per l'economia sociale. Ultimamente è uscita una notizia che è stata un po' definita rivoluzionaria, ovvero che l'algoritmo ha un'anima, quindi tutti quei discorsi che facevamo sul ruolo dell'essere umano, su come si interfacciava con l'algoritmo, sembrano pian piano appiattirsi, proprio perché attraverso una tecnologia di conversazione e di adattamento linguistico della macchina si è capito che la stessa raccoglie sensazioni, raccoglie definizioni specifiche delle persone e in qualche modo le replica. Ma per far funzionare questo, diciamo così, meccanismo o addirittura assistente vocale ci sono voluti dei modelli linguistici
e quindi tutto riparte un po' dall'uomo. Se pensiamo all'anima di Platone, a come la concepiva, vediamo che la definisce sempre un po' in contrasto, l'anima razionale, l'anima delle sensazioni, l'anima quella più istintiva. Quindi diciamo che prima di parlare di anima va definito un concetto fondamentale, ovvero che questo percorso non è casuale, ma è arrivato tramite e grazie ad un modello che è quello della sentiment analysis, cioè il modello di linguistica avanzata, su cui si basa per esempio l'immagazzinamento e quindi una serie di indicatori di trilioni di vocaboli. Questi trilioni di vocaboli non fanno altro che interagire tra di loro e apprendere l'uso e ovviamente la struttura storica del momento e trasportarla in un linguaggio ordinario. Questa parte ha superato quella che prima chiamavamo la conjunct analysis, cioè la capacità di quantificare i dati e di misurarli, ma non analizzarli a livello qualitativo. Quindi, se vogliamo analizzare i dati da un punto di vista qualitativo, abbiamo bisogno di questa tecnologia di conversazione e questa tecnologia di conversazione oggi è proprio la relazione che noi abbiamo con questi indicatori di vocaboli, soprattutto legati a più lingue e soprattutto legati a lingue di più universi e quindi più posti geografici. Questo aspetto è molto importante sia da un punto di vista di produzione e quindi di avanzamento della digital transformation, ma è anche un grosso pericolo, perché potrebbe assolutamente farci scrivere o dimostrare delle cose, anche per esempio nei processi, che noi non abbiamo mai detto. E questo è qualcosa di inquietante, soprattutto su cui apporre una legislazione ben precisa.